La metà degli adolescenti nel nostro paese ha subito atti di bullismo, più della metà dei giovani italiani è vittima di bulli sulla rete e c'è ancora di peggio per loro la paura e la solitudine in cui sono piombati in questi anni di pandemia. Una situazione drammatica in cui bullismo, isolamento, depressione, solitudine sono fenomeni che purtroppo rappresentano la quotidianità per i ragazzi e le ragazze italiane. E la situazione è stata esacerbata da 2 anni di pandemia che hanno influito pesantemente sulla situazione psicologica dei nostri ragazzi. 1.700 ragazze e ragazzi dai 14 ai 26 anni di tutta Italia sono stati intervistati anonimamente dall'osservatorio di Terre des Hommes. La richiesta della maggior parte di loro è quella di accedere a un supporto psicologico per superare momenti di difficoltà, supporto a cui il governo non ha dato ancora accesso. È il momento di intervenire. Il bonus psicologo poteva essere un intervento di sostegno ai ragazzi in una situazione così drammatica, purtroppo non è stato adottato. Ma forse più che i bonus, quello di cui abbiamo bisogno sono interventi strutturali che portino l'ascolto, l'accompagnamento dei nostri ragazzi fin dentro le scuole. C'è un altro numero che colpisce, quello di chi ha trovato aiuto. Su 12.000 risposte, nemmeno 3.000 hanno ricevuto una forma di supporto da genitori, amici o insegnanti.